non si fa l'esercizio. Devi cercare di muoverti sempre sul pallone, non lasciarlo cadere in diretta. Mamma, arrivo, beh. Tienila dritta davanti a te anche a me. Staccata dalla rete. Puoi attaccare questi palloni perché loro sono in difficoltà sulla 12 di sotto. Tieni la palla staccata dritta davanti a te. Loro entrano e ti alzano sul posto. Anche una palla staccata. L'importante è tenere la precisione. Tu gliela passi. Tu gliela passi, lei te l'apre. Per forza, perché se la ritrova addosso. No, no, vero. Cioè. Era troppo al centro campo. Tienila dritta davanti a te. Guardate che ti sta. La palla in direzione corretta. Caso di una battuta facile è questa dritto davanti a me, nulla. Lei deve venire lì, darmi la palla dritto davanti a lei, finito questo posto. Ma speriamo il gesto che hai fatto ti è corretto. Quella era una rialzata corretta che doveva essere fatta sulla ricezione corretta, invece la ricezione era spostata al centro del campo. Dai parabola al colpo, falla passare molto alta rispetto alla rete. Io? No, diceva lei. Oh. E passa sempre a fiore. No, quella è bellissima. Precisione su lei, non si deve muovere, deve avere la palla in mano tutte le volte. Usa soltanto le gambe e non le braccia. L'altra gamba, vale, se no si stacca. Ancora, si deve sedere sul palco. In realtà come precisione era corretta, serviva soltanto un metro in prima di lei. Però lei aveva bisogno che ti dia una palla un metro più alta in ricezione, questa è troppo bassa. Bisogna cercare anche di capire chi è che sta lavorando con noi. La PC non è una cosa di cerchio con le gambe. Se tu gli dai una ricezione bassa, lei ci va al cambio per lei è forte. Dai, perché non ha il tempo di coordinare. Ha bisogno di una palla più alta per fare in modo che lei vada vicino, corregga la gamba che si è sbagliata, poi fare l'alzata corretta. Tutte le volte dai un'alzata bassa che magari per male potrebbe anche andare prima di che basta, magari per male potrebbe anche andare bene. Per lei non va più bene, perciò tiene uno standard per cui per tutti vada bene. Una palla di ricezione corretta è dritta davanti a me, che in qualche piano, però tiene almeno 2 metri sopra la rete. Deve essere praticamente un quadrato, 2 metri staccata, 2 metri sopra lì. Ok, hai visto? Oddio. Così fai alzare anche le vecchie. Troppo attaccata questa ricezione. Fascia non forzata. Adesso una palla morbida su di lei. Thank you.
finisci la precisa. Ok, cambio. Buttati, buttati. Spacco la faccia. E quello sport disabile. Allora, non è tutto una palla se ti fa piacere, solo se ti fa piacere, se non... troppo bassa. Allora, quella lì puoi comodamente voltarti e tirarla su, proprio comodamente. Non far toccare la rete al pallone. Questo è bellissimo. Alle due mani si può difendere, non uno. Ricevere a pecora. Ah, Ale salta, non hai staccato i piedi da terra. Salta al muro come ti ho insegnato. Bel colpo. Colpo in campo.
dall'altra parte non vede niente. Non è possibile, però lei può. Abate che sei riuscito a fare tutto. Dopo il mio pater. In campo pater. Bloccare l'inerzia quando alzi e facciamo tutto il movimento insieme. Thank you.
terreno dopo che l'hai colpito sempre a me. Andiamo, ultima! Cambio! Thank you.
Ed è che sono gli ultimi secondi. Piegata sulle gambe, non a pecora. Cambio. Le spalle prima e solo le gambe. Thank you.
però l'hai fatto. Insomma, se non pieghi le gambe e lo fai, non va bene comunque. Stop!